Gesù invita i discepoli a non vergognarsi del Vangelo, a non vergognarsi di lui e a non vergognarsi di una vita che potrebbe risultare perdente agli occhi del mondo, una vita senza senso, una vita un po' sprecata, e che invece è esattamente la vita che noi dobbiamo sperare, la vita che ci dà salvezza, la vita che trova il suo pieno compimento. Ora, questo tema della vergogna è un tema particolarmente importante oggi. Noi siamo costantemente preoccupati del modo in cui appariamo agli occhi degli altri, del modo in cui possiamo presentarci pubblicamente, della possibilità di essere attraenti, di suscitare magari in qualche caso persino invidia, del fatto che gli altri ci mettono gli occhi addosso. Se uno non ha gli occhi degli altri addosso è quasi come se non esistesse. Ora, rispetto a questo, il Vangelo già ci mette un po' in difficoltà, ci chiede: ma di che cosa esattamente ti vergogni? Che cosa, per altro verso, è ciò di cui tu puoi andare fiero, puoi sentire di avere un tesoro tra le mani? Contemporaneamente, però, questo tema della vergogna è interessante perché noi spesso ci vergogniamo non soltanto di cose che effettivamente magari ci vedono particolarmente in colpa o incapaci di far fronte a qualche situazione, ma ci vergogniamo anche dei nostri lati migliori. A volte ci vergogniamo di commuoverci, ci vergogniamo di un gesto di generosità, ci vergogniamo di tutte quelle forme di debolezza che non derivano però da una mancanza di risorse, ma quella debolezza che invece corrisponde all'amore, che corrisponde alla nostra disponibilità a farci toccare dall'altro e a farci raggiungere realmente, al di là di tutte quelle barriere, di tutte quelle maschere che ci mettiamo addosso per apparire di fronte agli altri. E questo è abbastanza curioso, ecco, che noi non ci vergogniamo e non taciamo soltanto appunto perché in qualche caso ci sentiamo in colpa, vogliamo occultare quello che abbiamo fatto, ma a volte per imbarazzo, per incapacità di dare voce al bene. Ecco, forse il Vangelo ci chiede anche questo, di essere meno prudenti, meno sulla difensiva quando facciamo il bene, quando proviamo il bene, quando i nostri sentimenti sono sentimenti che a volte percepiamo così come un po' inadeguati e che invece sono proprio quelli che il mondo si attende, quelli di cui il mondo avrebbe più bisogno.